Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della rubrica Leopoliticando, ideata e condotta da un gruppo di studenti del liceo Leonardo da Vinci che frequentano il laboratorio interattivo di politica. Siamo Ambra e Arianna e vi accompagneremo durante questa nostra prima puntata. Per il terzo anno consecutivo, il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propone il laboratorio interattivo di politica. Si tratta di un'attività pomeridiana che mira a condurre una riflessione attiva e partecipata sull'attuale realtà politica italiana e internazionale, a partire dalla conoscenza dei dati e del linguaggio della politica stessa. Tra le novità di quest'anno c'è anche questo programma che state ascoltando, nato grazie alla collaborazione con la Blogos Web Radio di Casalecchio. Desideriamo infatti far uscire dalla scuola questa nostra esperienza, producendo un servizio radiofonico per ognuno degli incontri del laboratorio, che partiti a novembre si svolgeranno per due volte al mese fino a marzo. Incominciamo con due interviste introduttive e con un breve resoconto del primo appuntamento dell'8 novembre scorso. La prima intervista che vi proponiamo è al professore Andrea Marchi, coordinatore del laboratorio. La seconda intervista è a Valentina Nemoni, una studentessa del liceo Da Vinci che ha frequentato il laboratorio nelle edizioni scorse ed è anche componente della nostra redazione. Da 3 anni Andrea Marchi del liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno coordina il laboratorio interattivo di politica all'interno della scuola. Questo laboratorio permette a studenti e professori di avvicinarsi al mondo della politica attraverso dibattiti e interventi di esterni o di professori del liceo. Abbiamo chiesto al professore, a fronte dell'esperienza degli scorsi laboratori di politica, quali sono state le motivazioni che l'hanno convinto a proseguire questo progetto. Nella sua risposta, il professore ha fatto riferimento anche al rapporto tra giovani e politica al giorno d'oggi. L'iniziativa nasce con un progetto che vorrebbe avvicinare gli studenti al tema della politica, un tema molto presente nella nostra società, in Italia in particolare, ma poco conosciuto dagli studenti, dai giovani, nella convinzione che chi ha proposto questo laboratorio ha, che in realtà invece la politica dovrebbe essere un tema molto frequentato dai giovani, ma in maniera intelligente e alla luce delle conoscenze che questa importantissima attività comporta. Il professore ci ha anche parlato di che cosa è stato fatto negli anni precedenti, confrontando le modalità che si sono avvicendate nel corso delle varie edizioni e ipotizzando margini di miglioramento o cambiamento per il laboratorio che si svolgerà quest'anno. Il laboratorio ha avuto due caratteristiche. Uno, è stato molto più frequentato, soprattutto inizialmente, di quello che io mi aspettavo. Io pensavo, e anche gli altri insegnanti con cui abbiamo poi lavorato, abbiamo elaborato questo progetto, pensavamo a un vero laboratorio, quindi a una modalità di lavoro che si può sviluppare se i numeri sono limitati, diciamo 20, 25, 30 persone. Il grande numero di partecipanti ha impedito l'attività laboratoriale a favore di sorte di attività assembleari. Ecco, questo ha fatto del bene, ma anche è stato il limite dei primi due corsi. A me piacerebbe, se fosse possibile quest'anno, dipenderà dagli iscritti, produrre un lavoro proprio più di tipo laboratoriale, dove si può approfondire maggiormente le tematiche che vengono affrontate e magari anche produrre qualche documento, qualche risultanza efficace di quello che è stato fatto. Invece sentiamo che cosa ne pensa Valentina, studentessa del 5° anno del corso di Scienze Sociali del liceo Leonardo da Vinci e che, come abbiamo già detto, fa anche parte della nostra redazione. A Valentina, che da 2 anni frequenta il laboratorio di politica, abbiamo domandato quali sono state le motivazioni che l'hanno portata a questa esperienza nella sua scuola. Ho deciso di frequentare questo corso di politica perché faccio fatica a orientarmi all'interno dell'attualità, dell'informazione, di capire la politica attuale e speravo che questo corso mi aiutasse a orientarmi appunto all'interno di questo campo. Valentina ci ha inoltre evidenziato quali argomenti ha trovato più interessanti e stimolanti durante questi 2 anni. Sono stati molto interessanti gli incontri con gli esperti venuti da fuori, soprattutto quello con i politici, gli esponenti della regione, perché ci hanno dato modo di confrontarci con persone che fanno davvero parte della politica e quindi esterne da noi e fare davvero domande dirette e non indirette ai professori che ci parlassero di cose al di fuori di loro. E inoltre è stato molto interessante anche un incontro dove abbiamo parlato per esempio della legge elettorale, perché era una cosa pratica su cui si stava parlando in quel periodo e che mi ha aiutato molto a proprio capire meglio cose che non avevo capito.
Alla fine le abbiamo chiesto quali sono le sue aspettative per questo terzo anno del laboratorio e quali argomenti le piacerebbe che il corso sviluppasse. Spero che sia più partecipativo, perché tutti gli anni iniziamo sempre in tante persone ma poi alla fine si finisce sempre in pochi, che si possa trattare degli argomenti attuali e magari proprio utilizzando giornali o parlare di quello che è successo il giorno prima per destreggiarci proprio bene all'interno dell'attualità e di ciò che sta succedendo esattamente in questo momento. That we are so small and everybody tries to find way we can talk. A differenza delle nostre aspettative e da quanto spiegato dal professor Marchi nell'intervista che vi abbiamo presentato nella prima parte del programma, durante il primo incontro del laboratorio di politica che si è svolto alla Casa della Conoscenza l'8 novembre scorso, non si è discusso sugli argomenti da trattare nel corso degli appuntamenti successivi. In realtà quella giornata è diventata l'occasione per un dibattito vivace tra studenti e professori sul cosiddetto sciopero bianco. Molti dei nostri ascoltatori, che magari non vivono la quotidianità della scuola, non sanno di cosa stiamo parlando, benché sia una tematica che ha avuto molta eco in questo periodo sui principali media italiani. Lo sciopero bianco, che più correttamente si dovrebbe chiamare settimana bianca, è stata una forma di contestazione degli insegnanti di molte scuole italiane, e bolognesi in particolare, che si è svolta dal 5 al 10 novembre 2012, per protestare specialmente contro la proposta del governo di aumentare le ore di lezione frontali dalle 18 attuali alle 24, con la motivazione di uniformarsi agli standard europei, comportando inoltre un risparmio consistente sui bilanci pubblici. La forma che ha preso questa protesta è stata abbastanza originale. Nei giorni della settimana bianca, gli insegnanti non hanno smesso di lavorare, ma hanno svolto in classe tutte quelle attività che normalmente svolgono durante il pomeriggio, come correggere compiti o preparare le lezioni, per mostrare quanto il loro orario di lavoro in realtà sia molto più ampio delle 18 ore di lezioni ufficiali. È stata usata la parola sciopero perché una parte di questa protesta avrebbe dovuto comportare anche il blocco di alcune attività aggiuntive, come gita, corsi di recupero e sostituzioni dei docenti assenti, anche se di fatto questo tipo di blocco è stato molto ridotto. Il dibattito dell'8 novembre durante il laboratorio di politica si è dunque aperto con toni anche aspri e critici e ha visto contrapporsi studenti e professori. La prima osservazione degli studenti è stata sull'inutilità e sulla frammentazione degli insegnanti nella partecipazione a questo sciopero. A queste critiche gli insegnanti hanno risposto che in realtà lo sciopero non è stato inutile, perché la proposta del governo Monti di alzare le ore di lezione frontale da 18 a 24 è naufragata, anche se a nostro parere sarebbe comunque successo, anche a causa della vicinanza alle elezioni politiche. Sulla frammentazione nella partecipazione alla protesta, gli insegnanti hanno risposto come questo sia un fattore inevitabile in democrazia, data la libertà di scelta di manifestare o meno, che per fortuna c'è ancora nel nostro paese. Un'altra critica rivolta ai docenti è stata di essersi mobilitati tardi e solo adesso, per di più in questa modalità poco incisiva, che oltretutto è di fatto ricaduta negativamente solo sugli studenti. Gli insegnanti hanno fatto notare come in realtà da molto tempo ormai stiano partecipando ai numerosi incontri e assemblee contro i tagli e le riforme ingiuste che si svolgono dentro e fuori dalla scuola. Una conclusione equilibrata e anche propositiva è stata fatta dal professor Marchi, coordinatore del laboratorio. Marchi ha infatti puntualizzato come sia importante non lasciar cadere le problematiche della scuola al termine di questa settimana di sciopero, ma di continuare a discuterne insieme e di cercare degli spazi di conoscenza e confronto fra studenti e professori, come è stato anche questo appuntamento del laboratorio di politica, per poter essere più uniti contro quei provvedimenti del governo che possono danneggiare entrambe le parti. Ringraziamo Andrea Marchi e Valentina Nemoni che ci hanno concesso l'intervista. Ringraziamo anche voi per averci ascoltato in questa prima puntata di Leo Politicando.
potete trovare maggiori informazioni sul sito www.ilblogos.it e sulla nostra pagina Facebook, dove potete commentare le nostre puntate e mandarci i vostri consigli e le vostre osservazioni. Questa puntata è stata realizzata dalla redazione di Leo Politicando, composta da Valentina, Arianna, Ambra, Nicolas, Tommaso, Stefano, con il supporto della redazione della Blogos Web Radio. Un saluto da Arianna e da Ambra, e alla prossima puntata di Leo Politicando.